Il professor Antonio Cantaro, ingegnere e docente di istruzione superiore, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama Linux italiano per la sua divulgazione e promozione del software libero, gratuito, trasparente, senza rischi di sicurezza e privacy e antidoto all'invecchiamento programmato dei computer. Rendiamo omaggio alla sua persona e al suo lavoro e vediamo in concreto tutto quello che ci ha lasciato con le sue guide, le sue numerose iniziative e i punti chiave del suo attualissimo messaggio. Il professor Antonio Cantaro, siciliano, ingegnere e docente di istruzione superiore, è stato figura di altissimo livello. Ha sempre nutrito una grande passione per l'informatica. Dopo la sua scoperta di Linux a metà degli anni 2000, si è dedicato anima e corpo alla causa del software libero. Lo ha fatto partendo dall'Istituto Majorana di Gela, in cui insegnava topografia e soprattutto gestiva il laboratorio informatico della scuola, diffondendo anzitutto presso i suoi alunni le sue conoscenze. Per chi non mi conoscesse, io sono Antonio Cantaro, sono un docente dell'Istituto Majorana e mi occupo da 8 anni di Linux a Gela e della diffusione del software libero. Il professore si illuminava quando parlava dei suoi studenti. Quanti di voi conoscono Linux? Alzano la mano. Ah, guarda, lì abbiamo un gruppo. Vi conosco, vi conosco. Sono i miei alunni che fanno Linux. Una delle sue maggiori preoccupazioni legate all'utilizzo di Windows era legata alla chiusura del codice e dei meccanismi che lo facevano indignare ed insistere sulla necessità di fare scelte alternative. Open source vuol dire il codice sorgente aperto. I programmi sono righe di comando che, se andate a vedere Windows, non si possono leggere, sono nascoste. Linux, che è un sistema operativo, vedasi Windows, vedasi Mac, è un altro sistema operativo, con la differenza che è un sistema operativo libero, gratuito, aperto. Significa che io posso manipolarlo se sono capace, posso migliorarlo, posso ridistribuirlo liberamente e gratuitamente senza che nessuno possa farmi nulla. Non contento di rivolgersi solo ai propri alunni di Gela, ha creato attorno al sito web dell'istituto un forum, uno spazio aperto di conoscenza per i neofiti di Linux, ed un blog. Ha redatto e prodotto un enorme quantitativo di guide e videoguide, passo passo, ricche di informazioni utilissime e chiarissime per principianti assoluti di Linux, trattando anche questioni di carattere generale in quella che si può definire un'opera completa ed esaustiva di informatica libera. Supponiamo che la nostra partizione sia come un libro con pagine completamente bianche. Se in una di queste pagine andassi ad inserire un file, chiudendo il libro poi avrei molte difficoltà per andare a trovare la posizione in cui era stato conservato il file. Ma se io effettuo la numerazione di tutte le pagine del libro ed inserisco il file a pagina 232, dopo sarà per me molto semplice andarlo a trovare. Basterà avere un indice e andare a dire che a pagina 232 si trova il file pinco pallino che avevo inserito. Il professore era anche apprezzato per i suoi paragoni e similitudini, specie quando si trattava di far comprendere nozioni tecniche senza dare per scontata alcuna conoscenza del proprio interlocutore. Linux è come l'aranciata della nonna, cioè tutti conoscono la ricetta e la possono pure modificare, non succede nulla, anzi, fa piacere a tutti. Invece Windows è come la Coca-Cola, tutti la bevono ma nessuno sa com'è fatta perché non si può vedere quello che c'è dentro. Nelle sue guide il professor Antonio Cantaro illustrava vantaggi e semplicità nell'installazione e nell'uso per tantissimi scopi specifici di software davvero libero, nel senso di trasparente in tutti i suoi meccanismi e con la certezza che non ti spia. Molto presenti nei suoi messaggi erano le implicazioni sulla privacy del software commerciale. Windows 10 ve lo dice nella loro privacy policy o qualcosa del genere. Vi dicono, signori, per sicurezza, ma quale sicurezza? Noi possiamo leggere le vostre email, i vostri documenti nel vostro computer, ma questa non è sicurezza. Se io trovo qualcuno a casa mia che rovista nei miei cassetti, dice lo faccio per la sua sicurezza, ma non, tu non lo fai proprio a casa mia. Descriveva in modo molto chiaro le differenze tra il software commerciale e a pagamento e quello libero e gratuito.
Un computer Windows è molto vulnerabile dal punto di vista sicurezza, mentre un computer Linux, anche per come è nato, è molto più sicuro. In più, Windows 10 ha un insieme di cose che per la sicurezza non vanno assolutamente bene. Per molti aggiornamenti non vi diranno neppure a che cosa servono. Signori miei, io pago e non posso essere cornuto e mazziato, si dicono. Cioè, io pago e tu mi fai di questi ragioni. Ma allora, scusami, vado a Linux libero, non mi mazziano e non pago. E sembra profetico il suo messaggio alla luce di quanto sta accadendo agli utenti di Windows 10 calorosamente invitati a passare a Windows 11. Se avete Windows, anche 7, che tra altre cose è un dignitoso sistema operativo, e vi comparirà spesso una mascherina: aggiornate a Windows 10, è gratis. Non lo fate, è un piccolo consiglio. Deciso a mettere in guardia sull'obsolescenza programmata dei computer con il software con cui è venduto, spiegava che Linux fa durare un computer più a lungo di quanto vorrebbe chi lo commercializza e che il software con cui vorrebbero che lo utilizzassi è fatto per costringerti a comprarne più spesso uno nuovo. Lo vedete questo computer che ho qui davanti, che è quello che sta funzionando? Sta funzionando con Linux. Questo computer è molto vecchio, avrà 8-10 anni, è da buttare per Windows. Invece, se vedete qui, è di una velocità quasi impressionante. Ma se abbiamo i computer di 4 anni fa, questo ha 10 anni, ma perché li devo buttare per uno nuovo quando un catorcio come il mio diventa fluidissimo con Linux rispetto a Windows? Linux è la soluzione, diceva, perché consente di non pagare il software che si utilizza, restando nell'ambito della legalità. Perché pagare, o perché peggio ancora diventare persone che vivono nella illegalità? Il seriale rubato, il crack scaricato, questo è illegale. Ma perché dobbiamo essere illegali quando ad esempio con OpenOffice o LibreOffice noi possiamo avere le stesse cose in modo del tutto gratuito, in modo del tutto libero? Non servono seriali, non serve crack, lo scaricate, lo utilizzate e siete perfettamente in legalità. Nessuno vi potrà dire nulla, e questo anche se avete un ufficio, perché anche commercialmente e professionalmente si può usare. Si era anche sporcato le mani, come si potrebbe dire, perché grazie alla sua iniziativa e alla collaborazione dei propri studenti ha diffuso cosiddette immagini di sistemi operativi come Ubuntu e Linux Mint finemente riadattati. Noi a scuola, ad esempio, diciamo, mettiamo mano, anche se superficialmente, ad alcuni sistemi operativi quali sono Ubuntu, parliamo sempre di Linux, Mint e così via. Che cosa facciamo? È come se prendessimo una 500 e la facciamo diventare 500 Abarth. Mettiamo le ruote leghe, aggiustiamo un pochettino la grafica, mettiamo un po' di software. Quello, e lo ridistribuiamo per i fatti nostri, gratuitamente e liberamente, cosa che io non posso fare con Windows. Se io vado a mettere le mani a Windows mi denunciano, perché è tutto bloccato, tutto diritti d'autore, non si tocca nulla. Con il suo impegno pluriennale per l'organizzazione a Gela del Linux Day, giornata celebrativa delle comunità italiane che si svolge a fine ottobre in più parti d'Italia, è raggiunto alla ribalta anche della stampa nazionale. Per 8 anni abbiamo organizzato in maniera consecutiva, quindi ogni anno, il Linux Day. L'amatissimo professore, classe 1952, è stato bruscamente sottratto al suo impegno e a tutti i suoi affetti in seguito ad una breve letale malattia. Chi lo ricorda e gli deve molto non può non chiedersi quante altre cose avrebbe fatto per Linux con più tempo. Linux non è altro che un sistema operativo. Un sistema operativo è l'insieme di programmi software di categoria principale, diciamo, che fa girare un computer. Basta scorrere i commenti di alcuni dei suoi video YouTube, tuttora disponibili, per vedere quale segno abbia lasciato nella comunità di utenti di software libero. Purtroppo, dopo un paio di anni dalla sua scomparsa, il sito web dell'Istituto Majorana di Gela è stato rinnovato e l'enorme lavoro del professore non è più disponibile nei siti web originari. Io ho scoperto così chi fosse il professore, in questo modo, dopo la sua scomparsa, quando tutti i preferiti delle pagine web che avevo raccolto su Linux vennero reindirizzati alla nuova homepage. Un vero peccato.
anche se ci viene in soccorso la fenomenale Wayback Machine, una specie di backup del web dei tempi passati. Tramite Wayback Machine, sebbene con prestazioni limitate e con alcuni limiti, come l'assenza di un motore di ricerca, la stragrande maggioranza delle informazioni di forum e blog è ancora disponibile e buona parte di tale materiale risulta tuttora utilissima e non superata. Resta, come accennato, il canale YouTube Majorana Video, con i 170 video da lui pubblicati e ben organizzati in playlist. Con questa guida vedremo come scaricare, installare ed avviare il DE E19. Ma affezionati utenti in rete hanno segnalato altri interessanti indirizzi con cui recuperare larga parte del materiale e delle guide prodotte dal professore. Li ho messi tutti nell'articolo blog per poterli ampliare e aggiornare anche dopo la pubblicazione del video con eventuali segnalazioni successive. Sono particolarmente grato alla redazione di Rete Chiara di Gela per avermi consentito di riproporre i loro servizi sul Linux Day e sull'impegno del professor Antonio Cantaro. Nei commenti ai miei video, il professor Cantaro è stato ricordato davvero tante volte con incredibile affetto, gratitudine e rimpianto. L'ultimo commento di questo tipo suggerisce di omaggiarlo, di un ricordo. Giunge proprio mentre sto ultimando il filo della mia narrazione sulla sua figura, il suo impegno ed esprimere la gratitudine della comunità di Linux italiana di cui mi faccio portavoce, come nella speranza che abbia a disposizione una buona connessione per vederci. Da tutti noi, grazie, prof.